se gli altri candidati non sanno altro che fare che polemizzare su una piazza, facciano pure, ma penso che i fiorentini vogliano risposte un po' più concrete. Così il vice sindaco di Firenze, Dario Nardella, a proposito della concessione di Piazza Signoria per il comizio elettorale finale del Premier Matteo Renzi e dello stesso Nardella. Questa polemica mi pare pretestuosa per fare un po' di campagna elettorale sulla piazza. Parliamo dei problemi dei cittadini. La Piazza Signoria sarà data sulla base delle decisioni della commissione elettorale e sull'indirizzo assunto dalla Giunta a chi la chiede. E mi risulta che l'abbiano chieste più forze politiche sulla base della decisioni degli uffici e della praticabilità della piazza verrà data. Riguardo invece alla sicurezza e al degrado in Oltrarno, questa questione è una questione vera reale di cui discutere immediatamente con le forze dell'ordine, perché noi non possiamo mettere i vigili urbani a contrastare il grande spaccio della droga. Il punto è chiedere il massimo impegno alle forze dell'ordine, polizia, carabinieri, guardia di finanza, con cui ho parlato anche oggi. E oggi stesso contatterò il prefetto perché su questo vi sia una posizione ferma, dura, così come noi intendiamo essere fermi e dure sui temi della legalità, dell'abusivismo e sui temi disturbo alla quiete pubblica, altrettanto si deve fare nei confronti della criminalità. Ci sono interventi urgenti che vanno assolutamente intrapresi riguardo alla sicurezza in alcune strade, vicoli di questa parte del centro della città. Durante il dibattito si è parlato anche di divisioni campanilistiche e di aeroporto e a tal riguardo Nardella ha detto: è grottesco questo livello di conflittualità, non si può ostacolare lo sviluppo solo per ragioni emozionali e irrazionali e dividerci per 400 metri di pista.